è una giornata dedicata al cosplay, all'arte che sta dietro il cosplay, perché vogliamo mostrare che non è solo un costume, ma c'è tanto lavoro dietro. E quindi siamo quasi tutti dell'ambiente, abbiamo ospiti questi bellissimi costumi a tema veneziano, e per noi è un onore perché la ricostruzione storica è il top. Ma vorremmo mostrare che anche noi cosplayer comunque abbiamo la nostra arte, diciamo. E per questo vorremmo mostrarvi i nostri amici e colleghi che faranno una sfilata e presenteranno il loro personaggio. Quindi non perdiamo altro tempo. Non perdiamo tempo, lasciamo spazio a loro. E poi verranno intervistati man mano. Facciamo pure. Caratteristiche mitologiche mischiate a tutto quello che volete, e quello che indosso è l'abito di un samurai, quello classico, con un occhio un pochino più grande di quello che dovrebbe essere, e un cappotto che dovrebbe indicare il mio grado, visto che sono un comandante. In questo mondo di magia, ma anche ipertecnologia e una sorta di tempo bloccato nell'antico passato del Giappone, io sono comandante che si occupa di armonizzare lo sviluppo tecnologico e la cultura. Ok, e quello che balza agli occhi però è il tuo trucco, quindi volevamo sapere quanto è importante il trucco per un cosplayer. Il trucco è una delle basi del cosplay, uno dei cardini. Diciamo che il trucco permette delle trasformazioni radicali. Hai una donna che può diventare un uomo, ma anche un uomo che può diventare una donna, e da principessa può tirarne fuori un mostro, o da un mostro più o meno una principessa. Okay, grazie tante. Loro sono Marco e Laura, ci presentano Will Herondale e Tessa Grace. Prego.
Bravissime. Angela e Laura sono due sorelle, giovanissime. Avete sfilato con dei personaggi con abiti storici. Per chi non lo sapesse, raccontateci un po' di questi personaggi, dove sono andati. Fanno parte di una saga di cinema. Che origini? Will, William Erendal, che è un cacciatore di nervi, e Tessa Levi, che è una mezza pugna. Quante moglie? Siamo quasi così. Si era parlato del cleaner tra di voi. Quindi tu hai un abito maschile, un personaggio maschile. C'è un termine nel cosplay che indica una persona che è donna, ma interpreta un personaggio. Quindi ci sono tanti, parecchie persone fanno questa cosa. Sì. No. Ti piace usare il sì, assolutamente. È rilassante. Sì, sì, esatto. Perfetto, grazie ragazze. Grazie. A dopo.
applauso ad Arien. Non c'è bisogno di presentare il tuo personaggio perché vabbè, lo conoscono tutti. Dici allora perché hai deciso di scegliere proprio questa principessa? Ariel è la mia principessa preferita perché dopo le prime tre principesse classiche che sono Biancaneve, Cenerentola e Aurora è la prima che un po' prova a ribellarsi al volere di sposarsi, la vuole in fondo al mare, lei però per amore decide di diventare umana e scappare di casa e per il suo principe e poi i capelli rossi sono vicini. La classica dei capelli rossi. Io anch'io. Va bene, ok. Bonjour, sono Madame Cuivre Moano. E vedete, io abito in quella splendida Parigi del XX secolo, ma mi potrei dilungare per ore e ore a cercare di spiegarvi com'è la mia splendida città. Quindi mi affiderò a uno scritto di un certo Jules Verne. Michel Dufresnoy aveva seguito la folla, semplice goccia d'acqua in quel fiume trasformato in torrente, dalla rottura dei suoi sbarramenti. Così, assorto dai suoi pensieri, urtato e sballottato, raggiunse la stazione ferroviaria metropolitana di Grenelle. Quella linea faceva servizio sulla riva sinistra del fiume, attraverso il Boulevard Saint-Germain, che si estendeva dalla stazione di Orléans fino agli edifici del credito istituzionale. Là, piegando verso la Senna, l'attraversava sul ponte di Jena, sovrastato da un piano superiore per il servizio della strada ferrata. E si saldava allora alla linea della riva destra. Quest'ultima, tramite il tunnel del Trocadero, sbucava sugli Champs-Élysées, raggiungeva la zona dei boulevard, risalendola fino alla piazza della Bastiglia e si riannodava alla riva destra, mediante il ponte di Austerlitz. Questa prima cinta di binari abbracciava presto poco la vecchia Parigi di Luigi XI, proprio sul luogo delle mura alle quali sopravviveva questo verso eufonico. Les murs mourant Paris, rendent Paris murmurant. Una seconda linea collegava i vecchi sobborghi di Parigi e, seguendo il tracciato dell'antica cinta muraria, una terza strada ferrata si snodava su una lunghezza di 56 km. Infine, un quarto reticolo collegava tra loro la linea dei forti e serviva un'estensione di oltre 100 km. Come si vede, Parigi aveva perforato la sua cinta muraria nel 1843. Ed era diventata una città con un perimetro di 27 leghe che aveva divorato l'intero dipartimento della Senna. Queste strade ferrate esistevano già dal 1913 e erano state costruite a spese dello Stato, secondo un sistema proposto nel secolo precedente dall'ingegner Joan. Il sistema Joan riuniva tutti i requisiti di rapidità, facilità, benessere. E in effetti da 50 anni le ferrovie metropolitane funzionavano con soddisfazione generale. Questo sistema consisteva in due binari separati, uno di andata e l'altro di ritorno. Perciò nessun incontro in senso opposto era possibile. Ciascuno di questi binari si sviluppava lungo il tracciato dei boulevard, a 5 metri dalle case, al di sopra del bordo esterno dei marciapiedi. Eleganti colonne di bronzo galvanizzato li sostenevano ed erano tutte collegate tra loro mediante armature traforate a giorno. Di tanto in tanto le colonne trovavano sostegno sulle case rivierasche, per mezzo di arcate trasversali. Questo viadotto, sostenuto da semplici colonne, non avrebbe certo resistito a lungo ai vecchi mezzi di trazione, che necessitavano locomotive di enorme peso. Ma grazie all'applicazione di nuovi propulsori, i convogli erano leggerissimi, si susseguivano ogni 10 minuti, ospitando ciascuno 1000 viaggiatori nelle loro vetture rapide e confortevoli. Le case limitrofe non soffrivano né del vapore né del fumo, per la semplice ragione che non esistevano locomotive. I treni camminavano con l'aiuto di aria compressa, secondo un certo sistema Williams che aveva conosciuto notevole impulso verso la metà del XIX secolo. Un tubo vettore del diametro di 20 cm e dello spessore di 2 mm era disposto lungo l'intera linea tra i due binari,
racchiudeva un disco di ferro dolce che scorreva all'interno del tubo sotto l'azione di aria compressa parecchie atmosfere. Sicché, grazie a un sistema tanto semplice, di così facile manutenzione, niente fumo, niente vapore, niente scontri, possibilità di salire a tutte le rampe, sembrava proprio che quei percorsi dovessero esistere da tempo immemorabile. Il giovane Dufresnoy prese il biglietto alla stazione di Grenelle e 10 minuti dopo si fermava alla stazione di Madeleine, scese nel viale e si diresse verso Rue Imperiale. La folla riempiva le strade, cominciava a far buio e i negozi sontuosi proiettavano in lontananza lampi di luce elettrica. I candelabri, basati sull'elettrizzazione di un filo di mercurio, irradiavano un bagliore incomparabile. Nello stesso istante, i 100.000 lampioni di Parigi si accendevano di un sol colpo. Dalle innumerevoli vetture che solcavano le carreggiate dei viali, la maggior parte andava senza cavalli. Esse si muovevano grazie a una forza invisibile, l'idrogeno. I mezzi di trasporto erano quindi rapidi sulle strade, meno affollate che in passato, poiché un'ordinanza del Ministero della Polizia proibiva qualunque carro di circolare dopo le 10 del mattino, fuorché su certi percorsi riservati. Questa congerie di miglioramenti si addicevano a quel secolo febbrile in cui la moltitudine di affari non lasciava alcun riposo e non consentiva alcun ritardo. Che cosa avrebbe detto un nostro antenato nel vedere quei viali illuminati con un bagliore paragonabile a quello solare? Quelle 1000 vetture circolare senza far rumore sul sordo asfalto, quei magazzini ricchi come palazzi da cui luce si propagava in bianche radiazioni, quelle vie di comunicazioni vaste come piazze, quelle piazze vaste come pianure, quegli immensi alberghi nei quali alloggiavano sontuosamente 20.000 viaggiatori, quei viadotti così leggeri, quelle lunghe gallerie eleganti, quei ponti gettati da una via all'altra e infine quei treni sfavillanti che sembravano solcare l'aria con fantastica rapidità. Indubbiamente sarebbe rimasto assai sorpreso, ma gli uomini del 1960 non lo erano più alla vista di quelle meraviglie. Ne usufruivano tranquillamente, senza gioia, poiché dalla loro andatura incalzante, dal loro passo frettoloso, dal loro impeto americano, si intuiva che il demone della prosperità li spingeva senza posa e senza quartiere. Questo scritto è stato steso da Jules Verne nell'anno 1863 a Parigi. Abbiamo notato che tu hai uno stile un pochino particolare, dici qualcosa di più? Sì, allora, è uno stile che si basa su quello storico appunto del fine 1800, però è dotato di accessori che sembrano ricordare un futuro immaginario, perché lo stile steampunk si basa appunto su quell'idea che poteva avere un uomo di fine 1800 di quello che sarebbe stato il futuro. Per dirla ai giorni nostri, come Odissea nello spazio era per gli uomini del 1980 più o meno. E niente, quindi abbiamo la moda proprio del 1860, quindi 1890, questo in particolare è del 1880, è un abito che si chiama Cul de Paris, proprio per la protuberanza, però appunto ci sono varie cose, come per esempio lo scrigno dei veleni, il pacchetto diciamo salvavita, e poi vabbè ho una pistola che è di tipo futuristico, però quello che è indicativo dello steampunk sono proprio gli ingranaggi. Gli ingranaggi sono l'elemento che contraddistingue lo steampunk. Grazie. Brava. Allora, adesso vi presentiamo due cosplayer che sono tratte da un anime molto molto conosciuto, soprattutto negli anni 90. Per prima si c'era la principessa Serena di Sant'Angelo. Iniziassi la mattina con i primi raggi del sole. La sveglia che suona le 6. Sentire la mamma che grida dal corridoio. Alzati, Panni, è ora. E io mezza addormentata che rispondo, ancora 5 minuti.
correre come una disperata, senza nemmeno avere fatto colazione. Per prendere l'autobus. Arrivare in ritardo. Entrare in classe. Essere costretti ad andare in presidenza. Studiare, studiare e poi prendere brutti voti. E dopo le lezioni, andare con le amiche a prendere un gelato. Guardare con occhi estasiati le vetrine dei negozi del centro. È questa la vita che voglio. Voglio una vita così. Sono queste le piccole cose che mi rendono felice. Che mi rendono felice. Sua vita precedente. E Sailor Moon è un'eroina femminile, forse la prima, addirittura degli anni 90, e sconfiggeva i nemici che erano soprattutto delle trasposizioni del male del mondo, diciamo. Quindi veniva rappresentato con i mostri che venivano fuori dalle cose di vita quotidiana. Invece Sailor Jupiter? Invece sono una combattente che veste la marinara insieme a Sailor Moon e cerca di difendere la principessa Serenity dal male. E il mio potere è quello di Giove, cioè il fulmine. E poi, nelle serie successive cambieranno anche i costumi. Noi adesso abbiamo tratto dal primo, dal primo serie, che è un capo famoso. Vabbè, ti ringraziamo, grazie mille. Pensano che Anastasia sia una principessa Disney. Battiamo il mito. Allora, Anastasia viene dalla Century Fox,
quindi non è una principessa Disney, però è stata integrata nelle principesse Disney perché comunque è venuta molto 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 bene la scenografia e rispecchia molto un ambito storico, per cui è una principessa alla fine anche lei, solo che mentre figlia dei Roma, quindi è una storia comunque vera. È comunque un personaggio realmente esistito. Realmente esistito. Grazie tanto. Grazie a voi. Ciao. E finalmente un ragazzo. Abbiamo Luca con Gugu. Obiezione! Un procuratore distrettuale caffeinomane con un'idea della giustizia un po' tutta sua, diciamo così, e non vede il rosso, quindi è stato molto divertente. Ah, ecco, adesso capiamo il perché di questa mascherina che sì, ti porti in un tempo. Ha avuto un problema per cui i colori sono stati completamente sfalsati, i capelli sono diventati bianchi e ha questo visore che permette di vedere ma non vede il rosso. Ho capito, va bene. Grazie. Allora, adesso invece presentiamo un gruppo, anche abbastanza famoso direi, lasciamo posto al gruppo di anche abbastanza conosciuto, siete stati anche nel programma Colorado. Sì. Diteci qualcosa di voi, come mai avete deciso di fondare questo gruppo, come mai questi personaggi, se li sentite vostri? È nato tutto dal cuore perché sono personaggi di infanzia ed è Lupin il mio personaggio preferito, quindi purtroppo è così. Perché purtroppo? Perché è un ladro, perché no? È ladro, esatto, e quindi per quello che è purtroppo. No, beh, scherzo, no, veramente, è proprio, si sente dentro al cuore che è il mio personaggio. Ragazzi, voi volete dirci qualcosa in merito ai vostri?
tutti. Come Lupin, anche noi, parlo a nome di tutti, ci sentiamo proprio il personaggio dentro di noi. Cioè, noi siamo il cartone animato. Vedo che qui c'è una nuova proposta. Non è la prima volta, però comunque sento lei e per me è un personaggio che... Cioè, è un personaggio che amo tantissimo, quindi... mi sento bene nei suoi panni. Sono felice di aver partecipato. Grazie. Io mi sento a casa perché in una puntata di Lupin c'è un crossover con Lady Oscar, e quindi siamo di famiglia. Grazie ragazzi. Grazie. E adesso abbiamo due costumi original. Alex e Antonella, Ninfa del Lago e Narciso. Thank you.
Thank you.
Diciamo di sì. Okay. Come ti sei preparata per questo stile? Soprattutto questo bellissimo abito. L'abito quanto lavoro ti è costato? Cucito addosso. Perché io ho preso tanti pezzi, poi mia mamma mi ha dato una mano perché ho una fascia elastica tutta qua, e quindi insomma, da cucire da giù era un po' impossibile. Invece lo stacchetto, sì, tutto questo. Ultimamente è diventato famosissimo nell'ultimo periodo. Come hai scelto proprio il completamento? Perché diciamo che rappresenta un po' metà del mio carattere. Avevo già portato Merida da Libelle ed era generato appunto Libelle. Questo invece è un po' generato di voi. Quindi mi sento parte di essere. Grazie. Thank you.
piccolo strode qui con me. Thank you.
poteva venire un saggio di un adulto. Ah, però lui era niente. Lei. È una donna, anche lei. È un'amica che fa cosplay. Ho capito. Allora, noi fino adesso abbiamo visto comunque i personaggi tratti da cartoni animati, fumetti, film d'animazione. Tu invece sei la prima che sfida, porta una persona in carne e ossa, una attrice di scuola, che ti piace di questo dominio perché è proprio lei. Allora, Titanic penso sia uno dei primi le prime love story che ho visto, perché avevo 5 anni quando è uscito, quindi il personaggio di lei mi ha sempre colpito perché è forte, si ribella a uno schema che per quegli anni è standardizzato, quindi sei ricca scusi l'uomo ricco, anche se è malvagio, e invece lei decide di scappare, finisce male, però lei decide di scappare, e almeno uno ci prova, esatto, è questo qua che mi è piaciuto. Ok, ti ringrazio. Grazie a te, grazie. Adesso torniamo in casa Disney, abbiamo un'altra principessa, Rapunzel, interpretata da Yulia. Di più in questo personaggio è la lunga treccia, quindi con te parliamo di parrucche. Sicura? Dobbiamo tirare, vediamo. Quanto è importante una parrucca scelta bene per il personaggio? Quanto incide nel complesso del costume? Vabbè, il costume senza i capelli appropriati non è un bellissimo cosplay, quindi diciamo che un buon 70% già incide la parrucca, la scelta anche della perché le foto sono tutte sul viso, quindi se non è una bella parrucca. E questa bella corona li fate tutti? Ah, sì, ma ho rubato i pezzi in giro. Questo povera mia nonna, io ho rubato il pezzo del lampadario e l'ho incastonato qui. È colpa di Flynn, il ladro, l'ho preso da lui. Abbiamo un pen, se vuoi sfogarti, picchiamo lui, non ti preoccupare. Spero non me la rubi. Cioè, il cosplay è anche questo, quindi riciclare anche cose che ci sono in casa, nel cassetto della nonna, della mamma. Benissimo, grazie. Brava. Altri personaggi storici realmente esistiti. Abbiamo Andrea e Valentino, Lincoln, il soldato americano dell'Ottocento. 700. Sai, sto pensando a un grande cambiamento. Che cambiamento? Il cambiamento che potrebbe cambiare la nostra Costituzione. Come la Costituzione? L'abbiamo appena cambiata! Sì, il popolo chiede tanto. E cosa chiede? Chiede che le donne siano più esplicite! Come più esplicite? Hanno accorciato le gonne di 2 centimetri, non gli basta? Più corte! Come più corte? Il popolo vuole di più! No, no, non va bene! Combatterò per questo! Mi sfidi? Sì! Sia! Votazioni? Va bene. Grazie. Allora, io avevo capito che eravate della
questa epoca. No, no, io sono... Io ho combattuto per loro. Ho modificato la Costituzione. Diciamo voi chi siete, presentate. Allora, inizi lì il presidente. Grazie. Io sono Valentino. Non ho le fisiche durose, guarda, però no, per gli amici si fa questo e altro. Io invece sono Andrea Offenfassen, interpreto un soldato della guerra di indipendenza americana, quindi più o meno è 800, però è 1779 teoricamente. E questo cosplay l'ho portato la prima volta nel 2008, tra il 2008 e il 2009, e per questa giornata mi era sembrato giusto rispolverarlo e riportarlo dopo tanto tempo. Ma ne avete altri storici? No, no, io faccio soprattutto personaggi medievali, quindi armature, Jamie Lannister, Artù, e il mio periodo storico preferito è da lì fino alle guerre, alle ultime guerre con le spade. Poi, quindi... È molto casuale. Molto casuale. Fatti in tre giorni. Quindi... Grazie mille. Grazie a tutti. Allora, rimaniamo comunque nel periodo 800, presentiamo un personaggio famosissimo, anzi forse non è neanche bisogno di presentazione, prego. Oscar e Luca, Oscar e Andrea.
qualcosa in più su questa versione, perché è un pochino particolare, direi che non si è mai vista, quindi è la prima volta. Allora, è la versione di quando il padre praticamente decide di farla sposare a tutti i costi, perché ha capito che ha sbagliato, farla diventare un uomo, e allora decide di fare una festa per farle scegliere il marito. Questi non glieli do io. Oscar si deve presentare in abito, mentre decide di mettere un uniforme, e arriva nella sala e dice: ma come, non c'è nemmeno la donzella da far ballare? Sappiamo che hai fatto anche altre versioni in particolare di Oscar, questa non è la prima. Allora, ho fatto anche una rivista che appare solo in un, diciamo, uno spin-off del manga, che si chiama Storie Gotiche, ed è una divisa nera, praticamente identica a quella blu, della sua, però è molto più rigorosa, nera, che appare solo in una copertina del manga. Grazie, Ale, bellissima come sempre. Andrea, dice qualcosa di più. Da quanto tempo porti questo personaggio? Da ottobre 2011, da una famosissima fiera italiana che è Lucca, e niente, è nato tutto da questi segni. Sono costretto, conoscendo un po' il carattere, mi suggerire il suo cellulare, il suo comportamento. Abbastanza. Benissimo. Non come zero. Bravo. Grazie ragazzi. Ed ora abbiamo Matteo e Marta, ufficiali 800 e abito vittoriano. Luca. Thank you.
sede, non so cosa inventarmi. Allora, il mio personaggio si chiama Shinku delle Rose Maiden, è una bambola, e il mio personaggio preferito di questa serie. Questa serie è composta da più bambole, 7 bambole, e combattono tra di loro per diventare la bambola perfetta di conduce. Le rose sono una delle armi della mia bambola, assieme a questo. Loro dormono dentro a questa valigia, insomma di protezione di grande loro. E niente, questo vestito lo cucino tutto io a mano. Brava. La sfilata termina qui. Vi ringraziamo tantissimo per l'attenzione, per la pazienza. Per noi è la prima volta che presentiamo, quindi visto un pochino. Speriamo di avervi illuminati. Sulle cose cosplay, sulle cose c'è dietro. Di aver chiarito un pochino di più. Cosa facciamo di solito nelle fiere, cosa facciamo negli eventi. E ora vorremmo introdurre una persona che mi è molto cara, e non fa parte del mondo cosplay, ma comunque una bellissima dama con splendidi costumi, è una scrittrice molto brava ed è la nostra Ada Cattaneo. Illustraci pure cos'è la tua arte. Allora, sono molto onorata di essere qua tra voi e di aver avuto questo invito oggi. Io volevo presentarvi due miei libri che parlano di un tema che è un pochino diverso, però ha qualche cosa in comune anche con la vostra arte del cosplay. I miei libri parlano di leggende e di tradizioni, però oggi ho visto tanto di culture diverse. Il mondo che ci avete presentato voi in modo molto toccante, molto significativo, è un mondo che viene contaminato, è un mondo che nasce dalla globalizzazione. Che cosa vuol dire un mondo che nasce dalla globalizzazione? Che si prendono tanti tasselli da diverse culture e si mettono insieme per creare qualche cosa di nuovo. È la cultura del nostro tempo, è la cultura del mondo di oggi, è quello che si chiama un mix tra tradizioni e immaginario collettivo di alcuni paesi che vengono messi insieme, e nasce così la cultura globale. La cultura globale è una cultura, per farvi capire, che attraversa tutto il mondo e che si caratterizza per il fatto che un ragazzo giapponese ha gli stessi gusti del ragazzo italiano, ha gli stessi gusti del ragazzo sudamericano e via dicendo. Questo tipo di cultura è una cultura che si sta sviluppando oggi, e infatti vediamo che tantissimi di voi hanno rappresentato dei personaggi che in vero non hanno tanto a che fare con la nostra identità. Benissimo, io partendo da questo presupposto e rendendomi conto che effettivamente la cultura della globalizzazione è una cultura che può esprimere il nostro tempo, però non esprime fino in fondo chi siamo, da dove veniamo, perché se non sappiamo chi siamo e da dove veniamo, non possiamo neanche sapere dove andremo. Oggi ci dicono tutti che le generazioni di oggi sono generazioni senza futuro, non hanno la capacità di proiettarsi nel futuro. È vero, verissimo. Ma perché questo? Perché non hanno il passato. Nei vari costumi che ho visto oggi ci sono tanti elementi che attingono anche alla nostra cultura, alla nostra identità. Per esempio, a me è piaciuto moltissimo la ninfa del lago, perché rappresenta molto anche una leggenda che è proprio qua di Ganna, di Val Ganna. Nel lago lì sotto c'è una leggenda che racconta che quando inizia a svanire le tenebre nell'ambito dell'aurora,
compaiono delle ninfe e queste ninfe si aprono, si schiudono pian piano al calore del sole e poi si trasformano proprio in ninfe. E queste ninfe hanno la caratteristica di poter ammaliare, di poter incantare le persone che le ascoltano e le trascinano in fondo al lago, e in fondo al lago queste persone scoprono un mondo meraviglioso. Questo è uno degli esempi. Ci sono tanti elementi della nostra cultura che emergono anche da quello che abbiamo visto oggi. Però a me piaceva qualche cosa di diverso. A me piaceva riscoprire quali sono le nostre origini, quali sono i nostri valori, qual è la nostra identità. E quale modo migliore di andare a ricercare le nostre storie, le nostre leggende. Attenzione, tra fiaba e leggenda c'è un mito, c'è una grandissima differenza. Qual è la differenza? La differenza è che le storie e le fiabe nascono dalla pura fantasia, non hanno nessun radicamento nei confronti di un territorio, di un'epoca. Invece le leggende nascono da dei fatti storici attorno ai quali viene costruito un mondo anche con la fantasia. È per questo che io preferisco le leggende alle storie e alle fiabe. Ho scritto questi due libri, appunto, uno che parla delle nostre leggende e uno che parla delle nostre leggende e tradizioni del Natale, proprio per cercare di far rivivere questa realtà, per cercare di trasmetterla anche alle nuove generazioni che magari conoscono perfettamente il mondo orientale, il mondo giapponese, però si scordano e non riescono magari a vedere che tanti dei simboli che utilizzano, tanti dei personaggi che utilizzano, li avrebbero anche nel nostro immaginario collettivo e quindi che potrebbero attingere, come hanno fatto in parte i nostri due amici, ispirandosi proprio a quella che è la nostra tradizione. Il mio discorso inserito in Villa Cesarina è un pochino questo, che Villa Cesarina si ripropone di far rivivere il passato in modi diversi, in questo caso il passato, il futuro e la fantasia, però tutto questo anche a un fine di beneficenza, nel senso che la lotteria che stiamo facendo, la vendita dei miei libri andranno in beneficenza anche a dei bambini di Ghana. Quindi vi inviterei per quanto possibile anche ad acquistare i biglietti della lotteria, perché a coronare questo bellissimo giorno che abbiamo trascorso tutti insieme, vedendo anche delle realtà molto diverse, perché ci sono anche gli amici invece con dei costumi dell'epoca, riprendendo quello che abbiamo fatto ieri, l'evento di ieri, in questo mix un pochino postmoderno potremmo dire, sarebbe bello che riuscissimo anche a dimostrare la nostra solidarietà, la nostra sensibilità nei confronti di una realtà come quella dei bambini autistici, che magari non riescono a godere di uno spettacolo, a godere di una giornata come quella di oggi, proprio perché hanno delle difficoltà. Vi ringrazio.